THANKS FOR JOINING US. sono un fisico, ecco è un altro di, di voi, ehm, però mi sono sempre occupato di geofisica e di, in particolare di climatologia, sono arrivato dall'Aquila, sono abruzzese, ehm, poi ho vissuto molti anni negli Stati Uniti, dove ho preso un dottorato e ho lavorato per una quindicina di anni in un centro di ricerca appunto negli Stati Uniti e dal 1998 sono a Trieste, in un centro che si chiama Centro Internazionale di Fisica Teorica, Il nome è molto altisonante, però eh, in realtà ci sono molte analogie con quello che fate voi per qui, perché una delle nostre missioni è proprio quella di eh, migliorare la ricerca scientifica d'avanguardia nei paesi in via di sviluppo. E quindi noi lavoriamo molto con eh, ricercatori veramente sparsi in eh, tutte le zone del mondo, in paesi che addirittura non sapevo neanche esistessero prima di arrivare al centro di fisica teorica. Allora io mi occupo di clima, mi sono sempre occupato di clima, nella fattispecie mi occupo di modellistica climatica, diciamo che lì a Trieste facciamo dei modelli che vengono usati per fare queste previsioni di come il clima si potrà evolvere in futuro. Il titolo di questo intervento è 2050 missioni clima, sarà un po' più chiaro quando arriveremo alla fine. E io, diciamo, vi avverto, vi dirò delle buone notizie e delle cattive notizie. In genere, come si fa in questi casi, si comincia dalle cattive notizie, così poi ci sono le buone alla fine e potremo andare a pranzo un poco più, uh, sentendoci un po' più leggeri e ottimisti. Allora, cominciamo dalle cattive notizie. Il 2019, per chi non se ne fosse accorto, Finora è stato un anno assolutamente eccezionale in termini di anomalie climatiche di carattere che noi chiamiamo catastrofico. E vi ricorderete, non so come sia stata la situazione qui a Messina, ma nel nord Italia e nel centro Italia, vi ricorderete giugno e luglio, in tutta questa zona dell'Europa c'è stata una ondata di calore paragonabile a quella del 2003. Non so quanti di voi ricordano l'estate del 2003. Ci sono state le anomalie termiche anche più di 10 gradi. Questi stati normalmente per i fisici sono più di 4 deviazioni standard alla media, significando una probabilità di 1 su 10.000 di, di accadere. Cioè ogni 10.000 anni si dovrebbe verificare una cosa di queste. E se sono già verificate 2 in 16 anni, quindi già questo ci dice che qualcosa sta cambiando. E quando ci sono queste cose qui è un disastro per i raccolti, per i ghiacciai, per l'acqua, è un disastro per tutto. L'ondata del 2003 è costata all'Europa qualcosa come 20 miliardi di euro, che era il costo del protocollo di Kyoto, se ci pensate. C'è ancora in corso una siccità in Australia che è una delle più grandi di tutta la storia di quel paese. Ricorderete i famosi incendi nell'Artico? proprio a causa di questa, vedete qui tutta questa anomalia calda nelle zone dell'Artico, hanno scatenato una serie di incendi, eh, ricorderete ad agosto, luglio, che in realtà non erano mai accaduti, addirittura ci sono stati incendi nelle zone costiere della Groenlandia. cosa mai accaduto a, a, a memoria d'uomo. Questi incendi non solo emettono anidride carbonica, perché appunto Ogni volta che si brucia qualcosa si emette di carbonica, ma emettono anche particelle di fuligine, particelle molto scure che si depositano sul ghiaccio, lo rendono più scuro, quindi il ghiaccio assorbe più radiazione solare e si squaglia o, meglio, fonde più rapidamente. E infatti, questo è l'anno in cui lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia è stato il più alto di tutta la storia da quando si prendono misure. Giusto per darvi un'idea. Questo è come dovrebbe andare lo scioglimento normale dei ghiacci della Groenlandia. Questo è quello che è successo quest'anno. Quindi quest'anno stiamo avendo un anno dal punto di vista climatico assolutamente eccezionale. C'è stata una serie di eh, alluvioni fenomenale. Qui è inutile che sto a leggere tutti quanti. Eh, però voi direte: sì, ma queste cose sono sempre successe. La prima cosa che mi viene detta quando io presento queste slide ci sono sempre state gli alluvioni, ci sono sempre state ondate di calore, quelle, quelle che abbiamo visto prima non ci sono sempre state, ma insomma, ondate di calore ci sono sempre. Quindi qual è il problema? Il problema è questo, e cioè che l'intensità e la frequenza di, questi, di quelli che noi chiamiamo eventi di carattere catastrofico sta aumentando costantemente. Qui vedete il numero, questi sono dati di, della eh, compagnia di riassicurazione di Monaco, la Munich Reinsurance Company. Loro sono ovviamente molto interessati a questi fenomeni perché loro assicurano le compagnie di assicurazione che pagano per i danni. Quindi ogni volta che c'è un fenomeno di questi loro ci rimettono decine di milioni di euro. E vedete che, qui sono i dati dal 1980 fino al 2018, c'è una crescita quasi continua di eventi meteorologici o idrologici, quindi alluvioni e così via, o uh, di temperatura estrema. Allora, perché sta succedendo tutto questo? Insomma, alla fine di questa lezione io vorrei che fosse un po' chiaro a tutti che cosa sta succedendo. Quindi, Cerchiamo di capire il perché. Per capire che cosa sta succedendo adesso dobbiamo fare un attimo un passo indietro e andare alla storia della nostra terra. Tutti quanti avete visto il film The Day After Tomorrow. Chi non l'ha visto alzi la mano. Ah, non ha visto nessuno praticamente. Oh, oh. Il film The Day After Tomorrow, chi lo ha visto ricorderà la prima scena. Dove Dennis Quaid, che ormai è un eroe nella nostra comunità stava facendo questa cosa qui stava prendendo dei, dei carotaggi nell'Antartide, dei carotaggi sono delle carote di ghiaccio dall'analisi delle bollicine di aria e del ghiaccio e delle bollicine di aria che quando questo ghiaccio si forma vengono incorporate nel ghiaccio, si può risalire più o meno ad alcune caratteristiche dei climi passati incidentalmente a Trieste c'è un... Si fa, parte, si fa parte di un grosso progetto che si chiama Epica, in cui sono riusciti a ricostruire alcune caratteristiche del clima fino a un milione di anni fa. Va bene, qui vedete l'andamento. Noi siamo qui zero, qui 700 fino a 700.000, questi sono 300 anni, sono 300.000 anni, ok? 400.000 e così via. Allora. Questa è la quantità di CO2 e così via, però le curve che voglio far vedere sono queste. Questi sono dei proxy, degli indicatori di temperatura, sono gli isotopi dell'acqua. Allora, vedete queste cose che vanno su e giù? Che cosa sono queste? I ragazzi dovrebbero sapere. L'avete studiato, se non quest'anno, in terza media. Che cosa sono? Le ere glaciali e interglaciali. Vedete, questi sono andamenti di temperatura che vanno su giù con intervalli abbastanza regolari. Quando vanno su, il pianeta è più caldo e quindi siamo in un'era interglaciale. Quando vanno giù siamo in un periodo glaciale. Questi, ovviamente, l'uomo non ha nulla a che fare con questo. Sono dovuti, come dovreste sapere, almeno i ragazzi dietro dovrebbero sapere, a delle piccole variazioni dell'orbita terrestre, la parallasse, l'asse e compagnia bella. Noi oggi siamo qui, cioè siamo alla fine di un periodo interglaciale. Quindi, normalmente, se non ci fosse l'essere umano sulla Terra, il pianeta andrebbe lentamente verso la prossima glaciazione nel corso dei prossimi 10, 20, 30 mila anni. Quindi, non è una cosa di cui ci dobbiamo particolarmente preoccupare. Se non che. È arrivato questo signore e ha cominciato a sparare in atmosfera tutta una serie di gas alcuni hanno fatto il dello Zono, così via e così via. A noi interessano questi gas qui, gas che si chiamano gas serra. Questi gas serra i più importanti sono in realtà il gas serra più importante è il vapor d'acqua. Non per quello di cui parleremo, ma come effetto globale il vapor d'acqua il gas più importante, vedremo anche il suo effetto, ma quelli che interessano più a noi sono l'anidride carbonica che viene prodotta come <coughs> prodotto della combustione o della respirazione, cioè in natura normalmente c'è anidride carbonica perché le piante respirano, le alghe, il plancton negli oceani respirano e producono anidride carbonica. Il metano, CH4, è il metano che viene emesso da tutti noi come prodotto della digestione, diciamo così, e anche viene messo da batteri e così via, e poi altri che però sono minori, quindi ricordiamoci soprattutto anidride carbonica e metano. Allora che cosa fanno questi gas? Sapete tutti in centro, ma che cos'è l'effetto serra? C'è qualcuno che non lo sa. Se lo sapete tutti, passo alla prossima slide. C'è qualcuno che non sa cosa sia l'effetto serra? Alzi la mano. Io non ci credo. Io adesso chiamo uno a caso, ecco là, lui non lo sa, quindi glielo spiego. È sempre così, eh? poi io ne chiamo uno e se ne sentono. Allora, il motore del clima è il sole: se voi guardate il sole, vi accecate. Non oggi perché sono le nuvole, se però non ci le nuvole, vi accecate perché? Perché l'atmosfera è praticamente trasparente alla luce solare. Bene, ne assorbe veramente un 10%, una parte abbastanza piccola. Quindi, questa energia dal sole arriva sulla superficie, la riscalda, tutti i corpi ad una certa temperatura emettono radiazione infrarossa. Per capirci, quella che. È, come si chiama il, il tipo che è venuto dallo spazio che combatteva con Schwarzenegger? No, Terminator, insomma, un altro di quei Predator. Lui aveva la vista a raggi X, a raggi infrarossi. Più un corpo è caldo, più emette radiazione infrarossa. Questo è il meccanismo che i corpi hanno per raffreddarsi, altrimenti continuerebbero sempre a riscaldarsi fino a esplodere. Quindi, normalmente la superficie della Terra si riscalda e emette questa radiazione infrarossa. Se non ci fossero i gas serra, questa radiazione fuggirebbe nello spazio direttamente e la superficie della Terra sarebbe attorno ai 30-33 gradi più bassa, quindi non particolarmente piacevole. Questi gas serra cosa fanno? Hanno la proprietà di assorbire questa radiazione infrarossa e come tutti i gas in equilibrio di riemetterla, però la riemettono in tutte le direzioni, quindi sia verso l'alto sia verso il basso, quindi una parte viene riemessa verso la superficie e quindi riscalda la superficie e la bassa atmosfera. Chiaro a tutti questo concetto? Questo è il concetto di effetto serra. Quindi qual è, tra l'altro, è un concetto non particolarmente nuovo. Già più di un, un secolo fa, il chimico Arrhenius conosceva benissimo questo, questo fenomeno. Quindi, questi gas serra di base sono buoni, quindi, qual è il problema? Il problema è questo. Queste sono delle misure di eh, concentrazioni di gas serra sulla cima di questa montagna, questo è un cratere spento che si chiama Mauna Loa, ed è in una delle isole degli Hawaii, in una delle zone più sperdute dell'oceano Pacifico, quindi dove lui cercava di misurare la, la composizione dell'atmosfera pulita. Va bene? Ha cominciato a misurare negli anni 50 e ha visto che queste oscillazioni sono dovute all'andamento stagionale della vegetazione nel, nell'emisfero nord, che appunto il CO2 viene rimorso dalla fotosintesi e prodotta dalla respirazione, quindi se c'è molta vegetazione d'estate sì, la CO2 diminuisce un po' e poi aumenta d'inverno. Però lui si è accorto, dopo una ventina d'anni, negli anni 70, che questa CO2 stava aumentando. E già negli anni 70, quindi non si parla di adesso, eh, questo signore uh, Keeling, che tra l'altro ho conosciuto, ero amico del figlio, che è un altro scienziato molto. Uh, molto uh, Importante, lanciò il primo allarme sulla questione clima. Dice: Guardate, qui gas, la quantità di CO2 sta aumentando, quindi noi ci, ci aspettiamo che, ci, che questo avrà degli effetti sul clima, in particolare un, un riscaldamento. Le quantità di CO2 sono continuate ad aumentare, i valori normali, diciamo preindustriali, quelli che produce la cosiddetta natura, sono attorno ai 2000, alle 280 parti per milione, significa che per ogni milione di molecole d'aria ci sono 280 molecole di CO2, quindi sono concentrazioni basse, però hanno un effetto molto forte. Uh, Quest'anno si è arrivati a 412. Se fate due conti, 412-280 diviso 280 è un aumento percentuale tipo 45%. Questo è l'andamento negli ultimi 10.000 anni, vedete abbastanza stabile attorno ai 270, 280 o così via e poi boom. Questa è una cosa che la natura non fa. Non sa fare, non riesce a fare. È una cosa che siamo sicuri al 100% stiamo facendo noi. Questa CO2 siamo sicuri per la composizione isotopica per altri motivi che l'aumento di CO2 in atmosfera è dovuto all'uso di combustibili fossili, quindi ogni volta che bruciamo petrolio, carbone, gas e compagnia bella, legno, ogni volta che si brucia qualcosa si produce CO2. L'altro componente fondamentale è il metano, guardate: il metano è ancora peggio, la CO2 è aumentata del 40%, il 50%. Il metano è passato da 700 parti per miliardo, ppb significa per miliardo a questo punto, fino a 1800. Cioè, aumentavi tre volte, più di due volte quantomeno. E il metano è una molecola serra 35 volte più potente della CO2. Quindi, il problema del metano per i carnivori, e poi ne parleremo, è, è molto importante. Oggi noi sappiamo che il metano viene soprattutto prodotto da allevamenti intensivi o da alcuni fibre. Quindi c'è questo aumento di eh, anidride carbonica e di CO2, quindi di gas serra, quindi noi ci dovremmo aspettare un aumento di temperature. Questi sono i dati aggiornati al 2017, mi pare, o 16, adesso non mi ricordo. Di temperature globali in superficie. Adesso non è che ci sia un termometro va bene, sulla superficie della Terra che ti misura la temperatura della Terra. Queste temperature vengono ricavate mettendo insieme i dati di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di stazioni meteo, navi, satelliti e compagnia bella. I diversi laboratori li mettono insieme e hanno delle stime con degli errori che sono questa questa zona grigia, diciamo così, e questi ci dicono che negli ultimi secolo, diciamo dall'inizio del XX secolo, le temperature globali sono aumentate di circa un grado, penso il valore ufficiale sia un grado virgola uno, che sembra poco, ma vedrete che cosa vuol dire. Adesso, cosa importante, perché qui ogni volta ci ricadiamo, non è che ogni anno è più caldo dell'anno prima anche se la CO2 è maggiore dell'anno prima tutti dicono ma come la CO2 è aumentata però quest'anno è un po' più fresco dell'anno scorso perché no? perché l'atmosfera, il clima è un sistema molto complesso quello che noi in fisica chiamiamo un sistema non lineare e quindi ha una sua variabilità interna ci sono in particolare dei modi di variabilità voi avrete sentito parlare di El niño, El Nino chi non ha mai sentito parlare di El Nino? Grazie ragazzi, siete bravissimi. Il ligno per esempio è un modo di variabilità naturale del clima, un accoppiamento fra oceano e atmosfera. Quando il ligno è nella sua fase positiva, gran parte del Pacifico è caldo e quindi il clima globale è un po' più caldo. Quindi quando per esempio il 1998, che è quest'anno qui, c'è stato il ligno più forte nella storia, è un anno relativamente caldo. La sorellina buona di El Niño si chiama La Niña, è l'andamento opposto perché è un'oscillazione, gli anni La Niña sono anni relativamente freddi nel Pacifico e quindi questa curva va giù. Quindi avete queste oscillazioni e poi anche degli appiattimenti dovuti ad altri modi di variabilità naturale, per cui non è che c'è una curva che vada su così come la CO2, ma viene modulata da questi andamenti. Va bene? Questo che vuol dire che se l'anno prossimo, Dio ce ne scampi, non è, è un pochino più fresco di adesso, non vuol dire che il riscaldamento globale si è fermato, no, vuol dire che la variabilità naturale ci sta facendo andare un pochino giù. Lo stesso, se succede una cosa di queste, non vuol dire che il riscaldamento globale stia accelerando, significa semplicemente che il nino, il fratellino cattivo, è venuto su e la sorellina eh, verrà dopo, quindi qui probabilmente succederà così, ci sarà un andamento di questo tipo qua. Però questo riscaldamento, quando si parla di clima si parla di trend a lungo termine e sicuramente siamo in un trend di riscaldamento. Questi sono i dati dell'Italia presi dal CNE, dal Istituto Isaac del CNR. In Italia vedete che si va da valori 1850-1900 attorno a meno 1 fino a valori 1. Se uno fa 1 meno 1 uguale 2, anche i terrapiattisti sarebbero d'accordo. Prima era 1.1, che vuol dire che l'Italia si sta riscaldando ad un ritmo più veloce della media globale. Perché? Perché non tutte le zone del globo rispondono allo stesso modo a questo effetto serra. Alcune zone, sono quelle che noi chiamiamo hotspots, rispondono molto di più. La hotspot principale è l'Artico. L'Artico si sta riscaldando alla grande, cioè tre volte più de, de, della, della media globale, perché, perché in, Ar in Artico si squagliano i ghiacci. I ghiacci riflettono la luce solare, quindi se voi li sciogliete si libera sotto l'acqua o la terra che assorbe la luce solare e amplifica il riscaldamento è quello che noi chiamiamo un processo di feedback positivo. Sciolgo i ghiacci, assorbo luce solare, mi riscaldo di più, sciolgo altri ghiacci, riassorbo luce solare e così via. Quindi l'Artico, il Mediterraneo purtroppo è un'altra delle cosiddette zone calde, perché lo vedremo fra un attimo, ma comunque questa è già una indicazione. In Italia le cose stanno andando peggio, che la media globale, anche perché i continenti in ogni caso si riscaldano più degli oceani. Un altro elemento del uh, riscaldamento globale è lo scioglimento dei ghiacciai. Adesso, io qui non so che ghiacciai ci sia, l'etna, no? L'etna forse, niente, zero. Allora, qualcuno di voi sarà andato sulle Alpi eh? <ride> la neve d'inverno. Vabbè, comunque, vi dico che praticamente. Bon, diciamo che è un problema molto importante per la Sicilia, però per il resto del mondo lo è. Ananda sa benissimo quanto l'India dipenda dai ghiacciai himalayani, eh, perché, perché i ghiacciai, a parte il valore naturalistico, il valore estetico, sono la riserva principale di acqua del pianeta, di acqua dolce. Noi di tutta l'acqua che c'è sul pianeta, c'è un sacco di acqua sul pianeta, usiamo circa il 2%, di questo 2% di acqua fruibile, quella che noi chiamiamo acqua fruibile, il 65-70% è nei ghiacci, ghiacci perenni, ghiacciai. Ovviamente se i ghiacciai vanno giù, sta succedendo dappertutto, in particolare tutti i tutti ghiacciai alpini sono in fase di recessione, perdiamo acqua. Mi insegnate che l'acqua è eh, già oggi un, un bene scarso. Penso che ho letto che più di un miliardo di persone non hanno sufficiente acqua potabile. L'acqua, a mio parere, sarà il bene più prezioso del XXI secolo. Quello che oggi sono oleodotti, un giorno diventeranno acquedotti. Credetemi, perché <ride> l'ho sentito da fonti eh, importanti. Lo scioglimento della, della calotta polare, Questa, avete visto tantissime di queste foto, vedete qui l'andamento a lungo termine, anche qui ci sono delle oscillazioni. A fine estate, oggi per esempio quest'anno, eh, l'estensione della calotta polare è circa metà di quella che era prima, diciamo negli anni 70. E molti pensano che nel giro di 10-20 anni, a fine estate, non avremo più di ghiaccio sull'Artico e tanti paesi si stanno già predisponendo per sfruttare le risorse dell'Artico. Quindi in realtà ci credono tutti a questa storia del riscaldamento climatico, anche quelli che proclamano di non crederci. L'altro problema importante, ma il più importante per la Sicilia è quello dell'innalzamento del livello del mare. Perché il livello del mare si innalza? Perché si sciolgono i ghiacci continentali l'acqua fluisce nel mare, il mare va su. Va bene. Se si scioglie un iceberg, io faccio sempre questa domanda tra bocchetto, e eh no, tu non devi rispondere. Allora, se si scioglie un iceberg, tre risposte, il livello del mare va su, non fa niente, va giù. Chi dice che va su il livello del mare? Alzi la mano, abbia il coraggio delle proprie opinioni. Voi dite che il livello del mare va su, ok. Chi dice che va giù? Uno. Chi dice che non fa niente rimane piatto è eh, la maggioranza. Quindi sapete il principio di Archimede che avete studiato. Se si scioglie un cubetto di ghiaccio su una su, in, un, in un bicchiere, il livello dell'acqua del bicchiere non va su perché il volume di, di acqua eh, occupato pare la spinta verso l'alto. e Il ghiaccio è più leggero dell'acqua. Quindi questi sono i ghiacci continentali, in più l'acqua riscaldandosi si espande di poco, di molto poco, non come l'aria, però essendoci tanta acqua, anche una piccola espansione contribuisce all'innalzamento del livello del mare. Diciamo che a livello globale il dato più o meno ufficiale è che nell'ultimo secolo il livello del mare globale si è, è andato su circa 26 cm. A Trieste il dato è più o meno in linea con questo. Messina, non so. Onestamente Sicilia, penso il Mediterraneo più o meno, più o meno siamo lì. Da zona all'altra la risposta è diversa perché si sì, dipende dalle correnti, eccetera, ma insomma il dato globale è attorno ai 26 centimetri. Quindi questa cosa qui stampatevela sulla fronte, il riscaldamento globale è ormai un fatto acquisito. Ce lo dicono le temperature, ce lo dicono i ghiacci, ce lo dice l'Artico, ce lo dice il livello del mare, ce lo dicono tante altre cose. Su questo ormai non ci discute più nessuno. La seconda domanda è che cosa lo sta causando. Adesso questa è una domanda molto complessa e ci vorrebbero tre lezioni almeno per spiegarla, ma ci sono stati tantissimi studi che hanno dimostrato che il riscaldamento osservato dalla metà del secolo scorso, quindi... Questa parte qui può essere spiegata solo con l'aumento dei gas serra di, di origine antropica, perché l'unico altro fattore esterno potrebbe essere il sole, ma l'energia dal sole ha una sua variabilità anche decadale. Negli ultimi 70 anni è stata praticamente piatta, come so, la pancia di <ride> non la nostra, ma insomma... Va bene? Quindi l'unico modo per spiegare riscavendo globali, sono studi con modelli, studi statistici e così via, è uh, l'aumento di gas serra di origine antropica. In più vi faccio vedere questa figura qui, che è una figura chiave, anche questa la dovreste stampare nella memoria. Questa è la ricostruzione di degli andamenti di temperatura globale in quello che noi chiamiamo Olocene. Questo è un articolo di Science del 2013, è il dato più accreditato oggi nella comunità scientifica. Allora, l'Olocene sono gli ultimi 11.400 anni. Ed è il periodo caldo, l'ultimo periodo interglaciale. Vi ricordate, no? Era glaciali, periodi interglaciali. L'ultima era glaciale, quella del film con lo scoiattolino e la ghianda, è avvenuta circa 18.000 anni fa, cioè qui giù eravamo più o meno qui giù, 10-20 sarà più o meno qua, era, le temperature erano più o meno qui, poi sono salite, si è raggiunto il picco attorno a 10.000 anni fa, le temperature sono state relativamente stabili per 5-6.000 anni e poi, vi ricordate, no? piano piano stiamo andando verso la prossima era glaciale, va bene? Questo periodo qui... Che vi ricorda da 10.000 anni ad oggi? È il periodo in cui quella che noi oggi chiamiamo civiltà, qualcuno potrebbe contestare questo termine, si è sviluppata praticamente negli ultimi 10.000 anni. Perché alcuni antropologi dicono? Perché il clima è stato stabile e quindi le popolazioni non dovevano stare lì a muoversi, e a seguire, e andare nelle zone dove si stava meglio piuttosto che in altre zone. Va bene? È questo è quello che sta succedendo oggi. Qual è la cosa che vi impressiona di più di questa figura? E che vi fa dire che veramente stiamo assistendo ad un fenomeno mai accaduto prima, quantomeno nel passato non troppo lontano. Non è tanto la temperatura che abbiamo oggi, che magari, non so, 7.000 anni fa poteva essere simile, ma è la velocità con cui il riscaldamento sta avvenendo. E il è una velocità con tu, tutti questi che tu hai chiamato sconvolgimenti climatici, non so se sia la parola giusta, ma insomma più o meno ci siamo, è la velocità con cui la CO2 sta cambiando. Ai tempi dei dinosauri la CO2 era molto molto più alta di oggi, non c'era ghiaccio sulla Terra, ma i dinosauri erano 150-200 milioni di anni fa, ci sono voluti milioni di anni per arrivare dove siamo qui. Bene. E le cose cambiano quantomeno nel giro di decine di migliaia o decine di migliaia di anni. Oggi, in 100 anni, boom, stiamo facendo qualcosa che la Terra nei suoi periodi caldi non ha mai visto. E già questo, per chi conosce i sistemi complessi, gli comincia a girare qualche rotellina. Va bene? Questo è l'andamento, questo è un articolo di Nature Geoscience. 2019, una ricostruzione delle temperature globali negli ultimi 2000 anni. Prima cosa sfata uno dei grandi miti del negazionismo, e cioè: ma nel periodo medievale le temperature erano più alte di adesso? Questo è adesso, questo è mille anni fa. cominciare a cancellare questa cosa qui. Questa è quella che viene normalmente chiamata la piccola era glaciale. In realtà non è un'era glaciale, è semplicemente l'andamento di, 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 di naturale di diminuzione di temperature verso la prossima era glaciale. Va bene? Comunque, questa cosa qui vi fa vedere chiaramente come oggi, poi c'era il periodo dei romani, no? tutti i romani facevano il vino, non so, in realtà, vedete, oggi le temperature sono maggiori di quelle del periodo romano. Adesso non bisogna confondere la temperatura in Europa con la temperatura globale. La temperatura globale dipende, dipende da tante altre cose. Può darsi che il Medioevo in Europa fosse particolarmente caldo. Non significa che a livello globale fosse particolarmente caldo. Quindi oggi stiamo vivendo veramente un periodo assolutamente straordinario nella storia del clima della Terra. Dato tutto questo, che cosa ci aspettiamo per il futuro? Allora, questo come si fa a fare le cosiddette previsioni climatiche? Si prende un modello come quelli che abbiamo noi a Trieste, nel mondo ce ne sono diverse decine, 32, 39, eccetera. Ovviamente nessuno sa come si svilupperanno le emissioni nel futuro, le emissioni dipendono dallo sviluppo socio-economico, che è una cosa ancora più imprevedibile del clima, come gli economisti sanno bene. Allora si possono fare quelli che noi chiamiamo scenari. Uno può ipotizzare che tutto il mondo, che diciamo Trump, diventi l'imperatore del mondo, e allora avremo un cosiddetto scenario business as usual. Oppure che Gaetano diventi l'imperatore del mondo, e allora magari faremmo una cosa un po' più. <ride> Va bene? Allora, qui ci sono i due scenari principali. Questo qui, allora, questa è la variazione di temperatura globale rispetto ai valori attuali, questo è un plot dell'ultimo report del PCC dove il presente era considerato il 2005, quindi perdonate questa cosa, ma il presente. Queste sono le temperature globali al 2100 con l'incertezza, ma guardate questa curva qui, di quanto questo scenario prevede che si scalderà il clima globale per la fine del secolo rispetto al presente, chi è che me lo dice? 10 gradi? No. 1, giusto? Ups, questo qui è 2. Giusto? Guardate lì. Questo è 1. Quindi una, un grado rispetto ai valori attuali, rispetto ai valori preindustriali, anche i terapiatisti direbbero che uno più 1 più 1,1 fa 2,1. Significa due gradi rispetto ai valori industriali, significa l'accordo di Parigi, quello che se Gaetano fosse imperatore si riuscirebbe a raggiungere. Quindi questo è uno scenario molto vicino a quello previsto dall'accordo di Parigi che vuole stabilizzare le temperature globali a non più di due gradi rispetto ai valori preindustriali, quindi non più di un grado rispetto ai valori attuali, non ci siamo tanto lontani. Questo è lo scenario cosiddetto business as usual. È lo scenario in cui si brucierebbero tutte le, eh, tutti i giacimenti, tutti i combustibili fossili oggi noti, oggi già accessibili. Ce ne sono molti, molto altro combustibile fossile, probabilmente da qualche parte. Eh, questo è se noi usassimo tutto il combustibile fossile oggi noto. Quindi, in un certo senso. È un business as usual, ma anche conservativo, perché come sapete, le compagnie petrolifere sono sempre alla ricerca di nuovi giacimenti. In questo caso, quanto è il riscaldamento globale? 4 4 gradi, 5 rispetto ai pre-industriali. Ragazzi, poi vi farò vedere che cosa significa. Detto questo, quindi ricordiamoci questi due scenari. Questo scenario qui si chiama RCP 8.5 che non è il nome di un robot, ma è una sigla che significa qualcosa lunga da spiegare, questo qui si chiama RCP 2.6. Va bene? Allora, che cosa produce, produrrebbe questo RCP 8.5? Aumento del livello del mare fino ad un metro, ha detto l'ultimo report IPCC. Va bene? Aumento del livello del mare che significa alluvioni costieri, dove il nostro ospite indiano... Alza la mano, eccolo là, non mi sentiva. Queste robe qui in Bangladesh, in India, succedono ogni anno. Alzate di un metro, milioni di indiani dovrebbero andare da qualche altra parte. Va bene? Mareggiate, ma questo è anche un problema molto grave: l'intrusione di acqua salina nel suolo. Io non so se qui in Sicilia sia un problema, ma in Friuli Venezia Giulia è un problema. Sì, sì, quindi è un problema gravissimo. Ovviamente alzando il del mare si alza la pressione degli oceani. In Friuli, Venezia e Giulia questa roba qui sta uh, uccidendo zone costiere pazzesca, tutta la laguna di Grado, Marano, eccetera. Per chi conosce quelle zone. Il problema è questa cosa qui, è la Groenlandia. Allora la Groenlandia oggi è, i acci alla Groenlandia sono il contributo che sta aumentando più velocemente a livello del mare. Non è il contributo maggiore, perché adesso il contributo maggiore è ancora i ghiacciai continentali, gli altri ghiacciai. Il problema è che nessuno riesce a capire perché questi ghiacci della Groenlandia si stanno sciogliendo così velocemente. Ci sono tante ipotesi, de, una delle ipotesi più accreditate è che l'inquinamento prodotto nelle zone in Europa, negli Stati Uniti, manda tutte queste particelle di fuligine sul ghiaccio e questo accelera lo scioglimento e così via. Ma questa roba qui è veramente una grandissima incognia. Io sarei pronto a scommettere che nel prossimo report del PCC questo un metro diventerà molto di più. Se si sciogliessero questi ghiacci della guenlandia, cosa che non succede in 10-20 anni, ma succede in centinaia di anni, avremo un innalzamento del livello normale non di 30 cm, non di un metro, non di due metri, ma di più di 7 metri. Immaginate Messina, 7 metri di innalzamento del livello del mare, significa che tutti i messinesi dovrebbero andare insomma, a Enna, da quelle parti lì, non lo so, sarebbe la, una guerra civile immediata. Da noi tutti i triestini dovrebbero andare a Udine, chi è di quelle parti lì sa le diatribe fra Udinesi e Triestini, sarebbe la fine del mondo. Questo è un problema gravissimo perché non so se se ne parlerà qui, ma le megalopoli costiere oggi sono delle cose già semi invivibili, con il livello del mare più in alto sarebbe ancora peggio. Dei ghiacciai abbiamo parlato, volevo parlare del problema del perché aumentano questi eventi estremi, no? So cosa sta succedendo? È quella che noi chiamiamo intensificazione del ciclo idrologico, cioè un'atmosfera più calda Primo ha più energia, ma ha più alta la temperatura, più c'è energia. Secondo, per una legge che si chiama legge di Clausius Clapeyron, può contenere più vapor d'acqua. Quindi quando piove viene giù le cosiddette, quelle che noi chiamiamo bombe d'acqua, impropriamente direi. Va bene? Quindi quando piove tende a piovere più intensamente, quindi più rischi alluvionali. Al tempo stesso, questa è la cosa più difficile da spiegare, quindi non la spiego, occorre più tempo per raggiungere il punto in cui si innesca il livello piovoso, quindi ci sono periodi secchi più lunghi. E quindi diciamo paradossalmente si ha un, maggior, un aumento sia del rischio alluvionale sia del rischio di siccità. Poi ci metti le ondate di calore che ovviamente con la temperatura che sale, anche se sposti tutta la PDF, sale sempre. Vedete che anche questo è un problema gravissimo, quindi i tre problemi più gravi sono scioglimento di acciai, innalzamento del livello del mare e intensificazione del ciclo idrologico che porta ad un aumento di eventi estremi. Io volevo, abbiamo parlato di eventi estremi nel mondo, ma io non so se voi sapete di quello che è successo sulle Alpi ad ottobre dell'anno scorso, ma è stata una cosa che neanche il girone più basso dell'inferno dantesco... Eh, cioè, intere foreste spazzate via da uno di quelli che noi chiamiamo cicloni mediterranei. Medicanes. Va bene, eh? vaia. Eh, volevo menzionarla perché abbiamo fatto gli studi. Questa è stata intensificata molto dal fatto che i mesi prima erano stati caldissimi e quindi la temperatura del Mediterraneo era molto molto alta e questa pompava energia e vapor d'acqua che ha intensificato questa. Abbiamo avuto venti più di 200 km all'ora in quota, in quota, mai visti. Guarda, abbiamo fatto una cosa, c'erano sindaci, speleologi, eh, tutti hanno detto che questa roba qui non è mai successa. Questa è l'altra cosa tipo no, delle hotspot. Ho parlato delle hotspot nel Mediterraneo, questi sono i cambiamenti previsti di temperatura. Vedete che qui il colore più scuro sono più alti, perché quello che ci aspettiamo nel Mediterraneo è che uno degli effetti del global warming è di spostare le perturbazioni verso i poli. Quindi la pioggia, al posto di venire qui, va più a nord. Quindi abbiamo più piovosità nelle alte latitudini. Zone che già oggi hanno tanta pioggia e meno provosità nelle zone subtropicali, fra cui noi questo marroncino significa una diminuzione di pioggia, che è una cosa che già sta avvenendo, già, già i dati osservati, le osservazioni ci dicono che negli ultimi 30-40 anni la piovosità è diminuita. Essendoci meno pioggia, meno nubi, meno evaporazione c'è questo hotspot di calore. Cioè se a livello globale sono 4 gradi, sul Mediterraneo sono 6 o 7 gradi ragazzi, 6 o 7 gradi di temperatura media. Per darvi un'idea, l'estate del 2003, una su 10.000 probabilità, eccetera, in questo scenario qui, non nello scenario di Gaetano, ma in questo scenario qui, sarebbe la normalità. Cioè, vabbè, penso che non devo spiegare più di questo. Questo porterebbe, essendoci questa diversità geografica, alla generazione di quelli che noi chiamiamo migranti climatici. Se c'è quello scenario lì, lo sconvolgimento climatico sarebbe così grande che quello che sta succedendo adesso non è niente, cioè voi le migrazioni, io, noi le migrazioni non le abbiamo neanche viste di quello che potrebbe... Succedere. E se il Mediterraneo diventa una zona semidesertica, come ci dicono i modelli, magari saremmo noi o i vostri figli ad essere i prossimi nelle stive delle navi. Vabbò. Un altro problema è quello dell'influenza sulle malattie, ma lo salto. Volevo parlare dell'inquinamento perché oggi l'inquinamento è uno dei problemi più gravi a livello globale. È uscito uno studio sul Nature l'anno scorso, mi pare, o i primi mesi di quest'anno, in cui hanno stimato che dagli 8 ai 9 milioni di persone all'anno muoiono per inquinamento, per malattie legate all'inquinamento. In Italia 82 mila l'anno. Penso che questa sia la seconda o terza causa maggiore di morti al mondo. In, un, in uno scenario in cui eh, le temperature sono più alte, quindi le reazioni chimiche più veloci, eh, piove di meno in alcune zone, quindi non vengono rimosse PM5, PM10, eccetera, si produce più ozono e così via, questo è un problema destinato a diventare ancora, ancora peggiore. Non so se questa è l'Ilva di Taranto, ma più o meno saremo lì. Ah, vi voglio far vedere questa. Noi abbiamo fatto uno studio su come cambierebbe il clima delle città, va bene? Cioè abbiamo preso queste sei città, per la Sicilia abbiamo preso Palermo, scusate, mi abbiamo fatto questa cosa prima di venire qui, la prossima volta la faccio per Messina. Io so che palermitani e Messinesi forse, non si... Ah, vabbè. Allora, abbiamo preso queste città e abbiamo detto dove sarebbe il clima, se uno ci mette il cambiamento climatico, il clima futuro, quale sarebbe la città più vicina a quella di adesso? Allora, cominciamo a vedere queste qui. Facciamo così. Mosca avrebbe il clima di Varsavia. Magari a Moscoviti lì va anche bene. Non che a Varsavia il clima sia a Bucarest è andata a finire ad Atene. Atene è andata qua giù in Africa. Va bene? Berlino, Milano, ma la prossima è quella bella perché ci sarà Milano, Venezia, Napoli e Palermo e Roma. Vediamo che succede 3, 2, 1, boom! Palermo è andata qui giù. Chi saranno i prossimi migranti? <ride> Roma, tutti i ministri che adesso non vogliono. Eh? Chi saranno i prossimi migranti? Oh boh. Napoli, eh, Venezia va a finire a Palermo. Magari ai veneziani gli va anche bene. Milano va a finire a Napoli, <ride> ah, poveri napoletani, io sono abruzzese quindi tutte le mie battute le posso fare perché anch'io vengo da, da, que da quelle zone lì, e quindi per, per dire di quanto diverso saremo, vivremo in un mondo completamente diverso. Sì, sì. Volevo farvi vedere l'ultima che è la Spagna. Guardate Madrid che cosa fa. Eh, Madrid è veramente stupenda. 3-1, tac. Sparisce Madrid. Il Real Madrid, per tutti, forse è Barcellona, ecco, cominceranno a sparare CO2. <ride> no, questo significa che il clima di Madrid sarà praticamente il clima del deserto del Sahara. Vabbè, andiamo avanti perché io volevo farvi capire 4 gradi cosa vuol dire. L'ultima era glaciale, 18.000 anni fa, lo scogliattolino, eccetera. Voi quanto pensate fosse la temperatura rispetto ad oggi? Sparatene una. 30 gradi? Chi dice 30 gradi più freddo? Alzi la mano. 20? 10? Più di 30? Tu dici 10, lei dice 10. Vabbè, se nessuno dice niente, qualcuno dirà qualcosa, non ne vedete. Allora ve lo dico io, perché è stato ricostruito, era 5-6 gradi meno di oggi a livello globale. Non 50 gradi, non 30 gradi, non 20 gradi, 5-6 gradi. Noi di quanto riscalderemo il pianeta in 100 anni? 5 gradi. Cioè noi possiamo in 100 anni dare a questo povero pianeta una perturbazione della stessa entità della differenza fra un periodo glaciale e un periodo interglaciale. La natura ci mette 20.000 anni, noi ci mettiamo 100 anni. Tu che fai modelli di complessità, puoi capire che nessuno, nessuno può prevedere che cosa succede. Veramente io nel libro ho chiamato un salto climatico nel buio, ma veramente è questo. Ma vi faccio vedere ancora meglio per darvi l'idea di quello che può succedere. Questo è l'Olocene. Nasce l'uomo, la civiltà, così via. E poi andiamo verso la prossima era glaciale. Questo è quello che sta succedendo oggi, già molto molto anomalo. Va bene? Gaetano viene eletto imperatore del mondo. Ecco qua. Accordo di Parigi. L'accordo di Parigi, che, già, che sarà già molto difficile, cioè per raggiungere l'accordo di Parigi due gradi, significa veramente sforzarsi fin da oggi. Saremo qui rispetto a questo andamento, qui. Cioè già saremo in una condizione che il pianeta non ha mai visto. Va Bene? Ma Gaetano perde le elezioni a imperatore del mondo e le vince Trump. E arriviamo lì. Cioè questa roba qui significa che i vostri figli, questo è il 2100, eh? oggi siamo al 2020, ci facciamo due conti? Ho una figlia di 17 anni, sua figlia, la mia figlia età è Greta, incidentalmente, sua figlia vedrà questa roba qui. Se appunto nel business, questo significa vivrà in un mondo diverso. Pensate che in un altro pianeta. Va bene? Quello che può succedere, non lo, non lo sa veramente nessuno. Allora, le brutte notizie finiscono qui. Quindi ah! <ride> perché <ride> la prossima domanda è, ma si può evitare tutto questo casino, tutta questa cosa linguaggio, tu, si può evitare questo sconvolgimento, ma un vero, il business as usual è un vero completo sconvolgimento del, del sistema climatico terrestre. Allora, questa cosa qui ci dice semplicemente che più io riscaldo la terra, più gli effetti sono importanti. Cioè, un grado significa sciolgo metà del Monte Bianco, due gradi ne sciolgo il 70%, tre gradi lo sciolgo tutto. Quindi, a occhio e croce, tutti gli eventi estremi cosa In, aumentano con il riscaldamento globale. Quindi, che cosa si fa a Parigi, eccetera? Si fa questa cosa qui, è stata menzionata questa frase, che sta diventando abbastanza popolare: gestire l'inevitabile per evitare l'ingestibile. Che vuol dire? Non è che allora, per stabilizzare le temperature globali bisogna stabilizzare le concentrazioni di gas serra. Per stabilizzare le concentrazioni di gas serra non basta stabilizzare le emissioni di gas serra, perché il sistema non riesce a eliminarle. Quindi bisogna diminuire le emissioni. Quindi bisogna A, diminuire l'uso di combustibili fossili, B, non dico diventare vegetariani, ma mangiare meno carne. Però questa è ovviamente una cosa che non si farà dall'oggi al domani, quindi le temperature, credetemi, continueranno ad aumentare, questo produrrà quegli effetti e ci vorranno delle pratiche di quello che noi chiamiamo adattamento per reagire a, quelli, a questi effetti dei cambiamenti climatici che sono praticamente inevitabili, cioè se ci sono più eventi estremi... C'è più rischio alluvionale, vuol dire che il territorio va pensato in maniera un po' diversa, le città vanno pensate in maniera un po' diversa. Eh, se ci sono siccità, magari l'agricoltura va pensata in maniera un po' diversa oppure se si inalza il livello del mare, smettere le barriere più alte, che inizialmente stanno già facendo in Olanda e in tanti altri posti. Questo è l'adattamento. Evitare l'ingestibile significa evitare che si arrivi a quella soglia dove gli impatti dei cambiamenti climatici sono troppo devastanti, per, perché la natura continua alla terra non importa se sono 3 gradi, 4 gradi, 5 gradi. Ai tempi dei dinosauri era molto più caldo. La natura va avanti e la nostra società che importa, perché se volti il livello del mare di 7 metri alla terra non importa niente. Ai veneziani, magari sì. Capite la differenza? Non dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo salvare noi da quello che stiamo facendo al pianeta, sono due cose molto diverse. Allora, questa soglia cosiddetta di pericolo a Parigi è stata appunto settata ai due gradi rispetto ai valori preindustriali, che significa sostanzialmente che entro l'anno prossimo le emissioni di CO2 non dovrebbero aumentare più, e tecnicamente anche quelle di metano, e poi dovrebbero cominciare a diminuire, almeno questo è stato detto nel 2015 a Parigi, e entro il 2050 diminuire del 75-80% rispetto ai valori di oggi e raggiungere la neutralità carbonica per la fine del secolo. Allora, vediamo come sta andando questa cosa qui. Queste sono le emissioni fino al 2017. Non, ho dato, non sono riuscito a trovare il dato del 2018. C'è stato questo forte aumento, qui c'è stata un po' di crisi, la Cina, vedrete che il problema è molto legato ai paesi emergenti, però ultimamente c'è stata una ripresa di, di questa cosa qui. Io vedendo questa curva direi che se non ci fosse stato questo aumento negli ultimi anni, magari l'appiattimento della curva per il 2020 forse stava già accadendo. Uno dei problemi fondamentali è paesi emergenti e paesi industrializzati. Allora, queste sono le emissioni pro capite. Allora, non mi ricordo qual è la differenza tra quella e questa, penso che siano simili. siano due. Comunque, per, esempio, per farvi vedere, eh, allora la curva rossa è la Cina. Vedete che la Cina adesso è il maggiore emittore di gas serra. E come vedete, buona notizia, ottima notizia, si è appiattita quella curva lì della Cina. In realtà la Cina oggi, anche perché ha dei problemi di inquinamento, non so quanti di voi sono stati in Cina ultimamente, in Cina non si respira. L'ultimo altro sono stato a dicembre, mi è venuto un attacco di asma pazzesco. Il secondo giorno che ero lì. Quindi loro stanno in sono diventati leader nelle auto elettriche, leader nella produzione di energia eolica. Stanno veramente riconvertendo. Ormai tutti gli autobus a Pechino, a Shanghai, eh, sono autobus elettrici e così via, con elettricità prodotta. Da centrali eoliche e poi stanno dismettendo tantissime centrali di carbone. È vero che ne costruiscono tante, ma in realtà stanno cominciando anche a dismetterle. L'India, dov'è l'India? Eccola qua. L'India è un dov'è Anand? L'India è ancora un grande problema. Eh, però anche in India ci sono delle. Eh, ne discutevamo ieri con Anand. Perché in India c'è quella che loro chiamano Solar Mission. Io ho visto una, delle iniziative a livello nazionale. Solar Mission significa non di mandare una sonda sul sole, ma significa di eh, fornire tutte le abitazioni indiane di pannelli fotovoltaici entro il 2030. Gli indiani sono tanti, le abitazioni indiane sono tante, quindi è difficilissimo da fare, però questa iniziativa almeno c'è. Questa è l'Europa, dov'è l'Europa? Eccola qua, in Europa effettivamente le emissioni stanno andando giù, anche qui vedete, magari non velocemente come dovrebbero, ma stanno andando giù. La incredibile notizia è che anche questa, anche negli Stati Uniti, che, che ne dica l'amministrazione americana, le emissioni stanno andando giù, stanno dismettendo più centrali termiche loro di tutto il resto del mondo. Questa è la realtà. Una cosa è la propaganda, una cosa è la realtà, e poi vi spiegherò il perché. E l'altro problema è la curva grigia, cioè il resto del mondo: tutti i paesi che adesso sono poveri e che stanno però esplodendo. Brasile, o oh no, qui c'è lì c'è il Brasile e prima o poi l'Africa. Quindi è molto, molto importante che lo sviluppo di questi paesi che oggi sono poveri avvenga non in maniera insostenibile, ma in maniera sostenibile. Ed è lì. Tantissima parte del dibattito. Come si fa per ridurre le emissioni? Le cose principali sono due: efficienza energetica. Allora, io una volta ero a una presentazione dell'amministratore delegato della British Petroleum, quindi non Pecora Roscagno o ministro dell'ambiente o quel che sia. Questo qui mette una slide e dice all'epoca, oggi in realtà è aumentato il numero: il 60% l'energia oggi prodotta viene sprecata o nella produzione o nel trasporto o nell'uso lui ha fatto l'esempio di questa roba qui questa è la tipica no, foto di, che si fa di notte no dei satelliti si vede dove è messina ecco messina sta qua tutti con le luci accese la tv eccetera questa è l'Africa non c'è niente in Africa eccetto qua questo è Johannesburg, penso. Perché qua c'è questa roba qui? Che c'è qui? Lì c'è la Nigeria. Allora, in Nigeria è vero che c'è Lagos, magari una di queste tre cosette è Lagos, ma in Nigeria ci sono anche queste cose qui. Va bene? Ci sono degli immensi campi di, eh, di petrolio, non campi, insomma, cose di petrolio. E quando avete le come si chiamano queste, le trivelle, avete notato no? che c'è sempre fuoco sopra. Perché? Perché prima di arrivare al petrolio in genere ci sono delle immense bolle di metano. Queste bolle, ovviamente sono un problema di sicurezza, devono essere eliminate, il modo con cui lo fanno, le bruciano, è il modo più facile. Producono CO2 e sprecano quel metano. Il tipo che ha fatto questa presentazione ha detto che la British Petroleum ha deciso non più di bruciare questa roba qui, ma di incanalarla e di venderla, hanno diminuito le loro emissioni del 5%, chioto, giusto per mettere il numero in prospettiva, e aumentato gli incassi del 5%. Quindi vedete che la sostenibilità non distrugge l'economia, la sostenibilità migliora l'economia se è fatta bene. Non che io stia difendendo la British Petroleum, ma insomma... Quindi efficienza energetica, giusto per mettere questo nome in prospettiva, Kyoto, il famigerato protocollo di Kyoto che tutti dicevano avrebbe distrutto le economie mondiali, chiedeva una diminuzione di emissioni del 5 e noi sprechiamo il 60. Quindi ragazzi, eh, qui è follia pura. L'altra è le energie alternative, cosiddette energie pulite, cosiddetta green economy. Allora, quello che misura il valore e la convenienza economica di una forma di energia è una cosa che si chiama EROI. Energy return over energy invested. Ci dice quanta energia io ottengo, o meglio, quanta energia io investo per ottenere un cer una certa energia. Cioè io per eh, ottenere energia dal petrolio devo trovarlo, eh, tirarlo su, trasportarlo alla raffineria, eh, e poi metterlo nella macchina e poi ottengo l'energia dalla macchina. Più è alto l'eroi, meglio è, vuol dire che devo investire meno energia per produrre molta energia. Quindi più è alto questo numeretto che vedete qui, più è conveniente dal punto di vista economico quella forma di energia. Ai tempi, negli anni 60, questo eroe qui per il petrolio era qua, vicino a dove siedono questi signori, nel senso che era più alto di 200, cioè bastava andare in Texas. Fare con il dito così e il petrolio veniva su. Il film, il gigante, l'avete visto, sì, no? Però con gli anni l'uso del petrolio è sempre più difficile trovarlo, eccetera. Oggi l'eroi le del oil è attorno a 20. Questa cosa del Tar Sands Shale, adesso non ne parlo perché quella è follia assoluta questo l'etanolo, eccetera, l'idrogeno purtroppo è ancora molto basso, però confrontate questi, il coal e il carbone, vedete che è anche abbastanza basso, il, questa freccetta significa che col tempo il loro va giù perché è sempre più difficile trovare questi combustibili fossili, sono fossili, quindi quando li usiamo non tornano, è più difficile trovarli, e quindi questa roba qui giù, è destinata a diminuire, il nucleare è tutto un altro discorso, eccetera. Questo è l'eroi per uh, wind, l'eolico, ovviamente in diversi paesi è, ci sono diversi fattori economici, e fotovoltaico, geotermico, e, ovviamente non c'è la differenza tra team film e fotovoltaico, ma sarà un'altra tecnologia, e hydropower. Quindi vedete, adesso... I numeri variano da un paese all'altro, ma il punto è che oggi le energie cosiddette alternative sono altrettanto economicamente convenienti, se non più convenienti, delle energie fossili. Questo è il motivo per cui negli Stati Uniti stanno andando giù. Non che agli Stati Uniti gli importi molto dell'ambiente, come sapete anche nei vostri modelli l'economia degli Stati Uniti è tesa a fare soldi. Oggi si fanno più soldi mettendo paleoliche, eoliche, mettendo impianti fotovoltaici che facendo una mega centrale a carbone. Va bene? Quindi il passaggio alla cosiddetta green economy è un passaggio che fa bene all'economia, non fa male, crea posti di lavoro, crea ricchezza, fa girare soldi e ridistribuisce la ricchezza. Perché decentra la produzione di energia ai tempi del 68 si parlava molto di questo. Quanto è il costo di questa riconversione energetica? Perché, uno dei tanti cavalli di battaglia, per esempio, dell'amministrazione Bush, questo non molti lo sanno, ma loro non, è, non negavano il cambiamento climatico, loro dicevano solo che sarebbe costato troppo e avrebbe distrutto l'economia. Allora, ci sono tanti studi fatti con diversi modelli economici che hanno valutato quanto costerebbe, a occhio e croce, fare questa riconversione, questa decarbonizzazione del sistema energetico e carnivorizzazione del sistema... Eh, Mangereccio, non so, <ride> uh, qui è solo energia, penso. E, allora, questo è il livello di CO2, 4,50, adesso siamo a 4,10, vi ricordate, no? Questo è il livello che ci terrebbe sotto i due gradi. Quindi guardiamo solo questo qui. Questo qui è il costo. L'unità che vedete qui, scusa? Eh, eh, mi ha fatto perdere il. Sì, questa unità qui è la percentuale di riduzione del PIL globale rispetto ai valori baseline, che adesso non mi ricordo quali erano. E saranno stati il 2005 qualcosa di questo allora questi sono diversi scenari modelli eccetera prendiamo il peggiore va bene l'economista più negativo su questa cosa 4 va bene cioè questa cosa qui ci dice che il globo a livello globale dovremmo spendere il 4% del PIL globale entro il 2050 cioè nei prossimi 30 anni va bene io mi sono andato a chiedere ma quanto è sto 4% del PIL globale? È tanto o poco? Allora sono andato su Wikipedia. Se andate su Wikipedia, <coughs> vabbè, io l'ho fatto un paio di anni fa, vedete che nel 2014 il PIL globale è 78 mila miliardi di dollari. Poi c'è il PPP, GDP, eccetera. Come sono fatte tutte le cose 78 mila miliardi di dollari. Se fate il 4%... Il 4% di 78%, e il 10% è 7,8%. 4%, 3,3 qualcosa, 3 miliardi di dollari: arca miseria, è eh, un sacco di soldi. Allora dice, mamma mia, non ne vale la pena. In realtà, io poi sono andato a vedere un'altra cosa: la crescita no, del PIL globale, non del PIL italiano, ma del PIL globale negli ultimi dieci anni in media è stata del 3,4%. Quindi ergo quanta è la spesa per evitare il disastro climatico? Mettiamola così. Un anno di PIL. Un anno di crescita di noi, sì. un anno di crescita del PIL. Cioè noi avremmo lo stesso PIL non nel 2050, ma proprio se va male, nel febbraio del 2051. Allora, cioè questo è tanto o è poco? Cioè chi è disposto, chi non è disposto a perdere un anno di, pil nei prossimi 30, di crescita del PIL nei prossimi... Già in Italia non cresce in ogni caso, quindi per noi non fa tanta differenza. Insomma, adesso io non aspetto neanche la risposta, ma è veramente questi sono costi del tutto sostenibili. Cioè passare alla green economy oggi conviene anche dal punto di vista economico. La cosa importante è che i paesi emergenti, India, Cina, Brasile, Africa, importante è importante che anche loro lo facciano. Cioè che ci sia un trasferimento di tecnologie, ovviamente a costi sostenibili, da qui a lì. E questo sta avvenendo, anzi, loro in questi paesi sono più leader di noi, come per esempio la Cina. Allora, ho quasi finito, non vi preoccupate. E tutte queste cose vengono discusse a livello internazionale, però c'è stato Kyoto, Bali, Copenaghen, avrei sentito queste, si chiama Conference of Parties. L'anno scorso è stata, mi sembra, in Polonia, ci sono discussioni, eccetera. Dopo tutte queste discussioni, alla fine non è mai successo, tranne Kyoto, che però è stato ratificato proprio alla fine, non è mai successo che si sia raggiunto un accordo vincolante. L'accordo di Parigi, purtroppo non tutti sanno, non è un accordo vincolante. Cioè, se uno non decide di uscire, eccetera, non succede niente. I tempi di Kyoto era nel senso che se l'Italia non avesse seguito il protocollo di Chioto, l'Europa avrebbe dato delle sanzioni economiche in vile danaro. Poi l'Italia, anzi, ha fatto anche meglio di Chioto, come tutta l'Europa. Quindi oggi come oggi non c'è un accordo vincolante. Parigi è stato molto importante perché per la prima volta tutti i governi sono stati d'accordo nel dire che questo è veramente un problema. E Probabilmente qualcosa va fatto, ma non si sono messi d'accordo poi di farlo. Quindi io personalmente, adesso, no, per entrare Greta qua e là, eccetera, ho una grandissima fiducia in questo movimento. Io so che se siamo su Facebook riceverò gli haters, mi aiuteranno ancora di più, ma io ho una grandissima fiducia in questo movimento. Io non so se voi ragazzi là dietro, chi di voi fa parte di questo Fridays for Future? Ai, 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 ai. Allora, questo secondo me è un bel movimento perché, ripeto, la spinta deve venire dal basso, deve venire dalla società civile, deve venire da gente come Gaetano, gente come i ragazzi, perché i politici non lo faranno, non riusciranno mai a rag... Non c'è nessun accordo che può durare 50 anni, nessun politico. La politica, sapete meglio di me, ha degli orizzonti temporali del prossimo ciclo elettorale. Il ciclo elettorale sono al massimo 5 anni, non pensa, nessuno mai pensa in politica ai prossimi 50 anni quindi ci dobbiamo pensare, oddio, ci dobbiamo pensare noi. Non mi ricordo se c'era qualcosa. Ah, ecco qui, questa è l'ultima slide e che spiega un po' il titolo, cioè Missione Clima. Questa l'avevo presentata se, se posso avere due minuti di più, semplicemente perché che cos'altro è oggi, oggi no? quest'anno... 2019, qual è stato l'altro grande avvenimento, non l'altro, un grande avvenimento del 2019? Dai. I ragazzi non lo sanno, ma gli altri lo sanno, tu lo sai, i ragazzi con i capelli grigi lo sanno. Il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, va bene? Io perché menziono questo? Perché allora io avevo 10 anni all'epoca, Gaetano ne aveva 9. Eh, da che deducete qual è la mia età eh, anche la sua però la cosa che io mi ricordo io mi ricordo benissimo quella notte di luglio in cui eh, tutti i giovani qui mannaggia c'è qualcuno che si ricorda la notte dello sbarco eccolo là. Eh, guarda qui allora all'epoca c'erano i televisori in bianco e nero c'era Tito Stagno e compagnia bella Permettetemi questo excursus perché eh, veramente. Allora, io all'epoca avevo dieci anni ed ero, volevo fare l'astronauta, volevo viaggiare nello spazio, andare a visitare pianeti, leggevo fantascienza, eccetera, eccetera. Quindi, per me, quello era un avvenimento pazzesco. Io mi ricordo come oggi quella sera. Eravamo in quattro famiglie, tutte insieme attorno a questo televisorino con Tito Stagno in bianco e nero, e voi direte, uh, che sfigati. In realtà. Era una sensazione bellissima perché quando il Lem è sceso sulla Luna, in questo Lem c'era, vi ricordate, Neil Armstrong e Aldrin Armstrong, per i ragazzi, il primo uomo a scendere sulla Luna, che tra l'altro Armstrong era un grandissimo ambientalista. Ha scritto delle cose. Se leggete il libro Il primo uomo, delle cose che oggi sono valide. Su questo Lem non c'era solo Armstrong. E Ma c'ero anch'io, c'era tutta l'umanità, quella è stata una cosa, nonostante ci fosse la Russia, l'Unione Sovietica, chi arriva prima, chi arriva prima. in realtà tutto il mondo stava guardando quella, quello era il sogno di tutto il mondo. E io vi dico da allora, io non credo che questo sentimento di dire tutto il mondo insieme per qualcosa non c'è più stato, almeno io non l'ho più provato, tranne adesso. Adesso noi tutti insieme con i ragazzi, tutti quanti, abbiamo uno scopo che ci può portare a una missione tipo quella lì, ti ricordi Kennedy, il famoso discorso di Kennedy, io ovviamente non me lo ricordo, l'ho visto, dobbiamo arrivare entro la fine del decennio sulla Luna, allora diciamo dobbiamo arrivare entro il 2050 a salvare il pianeta, soprattutto i ragazzi, che dobbiamo fare? Riduzione delle emissioni, l'abbiamo già detto, efficienza energetica. Questa è la prima cosa. Ma l'aspetto importante dell'efficienza energetica è il fatto che tanto dello spreco avviene perché usiamo motori termici. Gli ingegneri in questa sala, ma anche i fisici, mi confermeranno che il motore termico ha un rendimento molto più basso del motore elettrico. Quindi già passare da un mondo termico a un mondo elettrico, se noi elettrificassimo la nostra vita, già lì ci sarebbe una grandissima riduzione degli sprechi. Va bene. Quindi elettrificazione del sistema, ma elettrificazione della vita. Non so come spiegare tutte le cose che oggi, cioè macchine elettriche, ma tutto elettrico, forni elettrici, tutto. E io non lavoro per l'Enel, eh, per carità. <ride> Poi ovviamente energia elettrica prodotta da fonti, da fonti rinnovabili, adesso qui c'è un grande dibattito, sì ma si può fare o non si può fare, adesso io questo onestamente non sono un esperto, non lo so, però io ho parlato con molti esperti dell'ENEL e di altre compagnie e loro mi dicono che già oggi con le tecnologie che abbiamo oggi non bisogna andare a scoprire niente di nuovo, si potrebbe soddisfare tutto il fabbisogno energetico mondiale usando fonti rinnovabili. Il problema semmai è nella distribuzione di questa energia che è un casino, ma non nella produzione. Va bene? Aumento dell'energia circolare e chilometro zero: questo è fondamentale. Adesso che noi, cioè, che, non so, io qui ho un'altra lettera, ma non ve lo dico perché sennò faccio una figuraccia. Ma insomma, andare a comprare le melagrane estate che ci vengono dall'Uruguay è veramente una follia, cioè menagrane che girano mezzo mondo per venire qui, o cioè, comprare prodotti locali, stagionali, ritrovare il senso, come si faceva una volta, no? il senso di frutta e verdura di stagione, usare le, le risorse locali è una cosa fondamentale, molto molto importante, anche perché chi ci vince da questa economia non a chilometro zero non sono i poveracci di questi paesi ma sono le grandi multinazionali. Quindi. La riforestazione che può aiutare molto questo problema è la riduzione degli allevamenti intensivi, significa mangiare meno carne. Ma questo, il problema non è tanto che uno diventa vegetariano, è che c'è anche un grandissimo spreco di cibo. Oggi noi sprechiamo a livello globale il 30% del cibo prodotto. Allora, per produrre un chilo di manzo secondo voi quanta acqua ci vuole alzi la mano qualcuno ed esprima lei che dice 400 libri chi offre di più bravo chi ha detto 15.000 lui esatto un applauso al signore <ride> 15.000 litri, perché tu devi far crescere la mucca, devi dargli da bere, da mangiare, devi far crescere il grano, quello che mangiano, adesso queste povere mucche mangiano pure i polli, mangiano di tutto, poveracce. Se voi buttate metà della fettina, ai tempi nostri noi siamo cresciuti a fettine di, 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 di manzo tutte le sere e ne buttavamo la metà buttate 5.000 litri d'acqua quindi non so se mi spiego lo spreco alimentare è veramente una cosa da evitare quindi uso più efficiente ed equo delle risorse, c'è troppa differenza oggi fra i ricchi e i poveri tutta questa cosa qui è veramente anche una ripartizione delle risorse che adesso invece si stanno accentrando, la, la differenza fra una centrale, una delle differenze fra una centrale nucleare centrale e energia eolica. La centrale nucleare è in mano a due persone. Se gli succede qualcosa, mezzo paese è ostaggio di questo. Non so se mi sono spiegato. Uh, dove siamo? Inquinamento, questo è un gravissimo problema. Adesso è complicato, ma per esempio l'Ilva di Taranto, insomma, avrei sentito parlare tante di queste, ma nelle città l'inquinamento è la terza causa maggiore di morte a livello globale e potrebbe, diventare, potrebbe peggiorare in un futuro, e ovviamente la riduzione delle <coughs> diversità socio-economiche che veramente sta raggiungendo valori eh, troppo, troppo elevati. Cioè tutto questo porterebbe a una riduzione della, delle disparità socio-economiche. Penso che questa è l'ultima perla di saggezza che vi darò oggi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e se ci sono domande io sono qui. Grazie mille.